Bentrovati con la rubrica di Lucania TV e Controsenso Basilicata. Oggi abbiamo un ospite speciale che è Giovanni Tonzelli, che è uno degli appuntamenti, insomma, principi di questa edizione del Festival di Potenza. Buonasera Giovanni, per lei è un ritorno nel capoluogo lucano? È un ritorno, sì, ormai insomma è una vita che veniamo, sono 30 anni che facciamo concerti, quindi tra Potenza e comunque Lucania in generale, insomma siamo ogni anno presenti insomma come... con i concerti, insomma, ecco, nelle piazze e anche al Conservatorio siamo stati un po' di anni fa, sempre per il festival, e adesso quest'anno siamo ritornati. Che momento vive la scena musicale italiana? Questa è una domanda che faccio sempre agli artisti. Ci sono tante polemiche sul ruolo dei talent, anche sul festival in sé per sé, sulla qualità dei testi che sarebbe ribasso. Lei cosa ne pensa? Ma io insomma per generazione provengo chiaramente, da adolescente mi sono formato negli anni 70, quando in Italia, in America, in Inghilterra insomma c'era il meglio del meglio, diciamo che un po' parte tutto da lì. Negli ultimi anni le cose sono un po' cambiate, nel senso che il concetto della musica, ma la musica è intesa come passione, come espressione, come forma d'arte, ma proprio con passione più che altro, ha subito una trasformazione direi totale, ma completamente, a parte le tematiche, a parte i testi, ma anche nelle melodie, nel modo di approcciare e di affrontare questa passione, che poi, voglio dire, può diventare anche un lavoro se sei fortunato e sei bravo, ma diciamo che concettualmente da una ventina d'anni la musica è come se fosse un po' morta, nell'accezione canonica del termine musica, la passione, l'arte. L'ambizione, il desiderio, il sogno. Oggi, e non da adesso, ormai sono un po' di anni, dicevo, almeno 15-20 anni, che si è persa, a mio avviso, l'immaginazione, cioè la fantasia. L'immaginazione non è più al potere, diciamo. L'immaginazione è più al potere, cioè il sogno, la poesia, la passione, questa cosa da raggiungere, non si agisce più col cuore innanzitutto. Io penso che sia tutto un meccanismo, anche perché per esempio io insieme al socio, prima di fondare gli Audio 2 nel 92-93, abbiamo fatto 14-15 anni di gavetta, cioè 14-15 anni di sacrificio, sia fisico, di impegno, anche economico, se nastri, demo in tasca tra Napoli, Roma e Milano, avanti e indietro, perché c'era questo volere, questa passione. Oggi il concetto di gavetta tra i più giovani è un concetto astruso, non è definito, non è accettato, non è concepito. Oggi c'è l'illusione di poter arrivare subito a quei 15 minuti di popolarità di cui parlava Warhol. Ecco, i 15 minuti, di arrivare subito a quei 15 minuti rispetto ai 14 anni di gavetta più 31, ormai sono 45 anni, se non abbiamo a che fare con la musica. Perché, ripeto, perché è un concetto di immaginazione, di fantasia da parte, diciamo, di, non di tutti chiaramente, insomma, però la maggior parte dei ragazzi
ma non per colpa loro, perché è proprio il sistema, è quello che stiamo vivendo. Anche le produzioni che mettono in condizione di fare questo creano chiaramente questo indotto, perché non è che i ragazzi di oggi sono più stupidi della mia generazione, anzi forse sono anche più intelligenti e più svegli sicuramente, però chiaramente vengono incanalati da un sistema, da uno status, che è quello di arrivare o uscire in televisione, diventare famosi con mezz'ora di gavetta e magari fai un pezzo e pensi di essere arrivato a chissà che cosa, ma quello è spettacolo, è show, non è musica, cioè sono due cose A diverse, insomma. proposito di spettacolo e show, per rimanere in tema di polemiche, recentemente abbiamo visto personaggi. Ma più che polemica è una È una considerazione, è una considerazione. constatazione di fatto, non è nessuna Però polemica. dicevo, ci sono state polemiche ultimamente su quanto ha riferito un giudice di un noto programma talent, come vengono, insomma, ha denunciato presunte, diciamo, cricche, ecco, insomma, del potere nella musica, di cose che orienterebbero anche gli esiti di carriere o di. Lei ha mai avuto sentore che, beh, se ne è parlato tantissime volte, già a partire Sì, del Festival di Sanremo. ma io per volontà sono completamente dissociato, perché, ripeto, provengo da un'altra generazione, provengo da un altro modus, sia vivendi che operandi, rispetto a quella che è la musica, per cui semplicemente non mi entusiasmo, ecco, io sono comunque un istintivo e quindi mi devo, per attaccarmi a qualche cosa, ma non solo alla musica in generale, io mi devo emozionare, Ma mi oggi devo appassionare. un giovane che vuole fare musica in Italia ha possibilità, se ha del talento e anche la fortuna necessaria che ci vuole sempre, ha possibilità effettivamente di avviare una carriera che può essere fruttuosa o deve scendere a compromessi? Ma ripeto, il fatto nasce tutto dal fatto, scusate il gioco di parole, che si è persa la passione, cioè non c'è più il concetto della musica come la più bella e importante, forse anche più difficile, forma d'arte. Cioè è diventato un sistema per creare movimenti e quindi chiaramente anche cultura, ma è una pseudocultura, non è quella della musica vera con la M maiuscola e quindi è automatico il fatto, cioè oggi la musica è 90% spettacolo, show e forse 10% musica, arte, Quando gli canzone. Audio E2 sono esplosi, c'era questa voce misteriosa, no? Ricordo all'epoca, io ero giovane, un ragazzino, questa voce alla Battisti, giovane. Lei quando ha scoperto di avere questo timbro? Io l'ho scoperto appena ebbi il passaggio da bambino ad adolescente, sai che dalla sera alla mattina, siamo Certo. uomini, dalla sera alla mattina improvvisamente ti alzi la mattina con questa voce, ma che? Sono raffreddato, mia madre, ma che c'hai già? Io non lo so, avevo 13-14 anni, che non so quando cambia la voce. Attualmente ero già appassionato, conoscevo, ascoltavo dischi di Battisti già da bambino, sono gli anni 60. E quindi scoprì questa assonanza, questa somiglianza ascoltando, cioè ascoltando poi meglio l'adolescente Battista, una cosa impressionante. Ma è una storia che va avanti dal boh, al 75 forse, è una vita ormai, anche prima degli Audio 2. Grazie.
collaborato con Mogol, quindi in qualche modo Mogol, una specie di coppia che virtualmente si è riformata. Ma insomma, ho avuto il piacere di conoscere Giulio nel 2007, l'avevo già conosciuto, però abbiamo cominciato a collaborare nel 2007 e ascoltò un mio brano, un nostro brano in inglese, diciamo, maccheroni, un finto inglese, un provino così fatto così, così, un minimo di arrangiamento. E lui si entusiasmò di questa cosa, non sapendo nemmeno che fossi io. Pensare che fosse qualche artista così, non c'entrava niente con me nel senso come Audio 2. E l'idea iniziale era quella di fare un solo brano, poi lì si entusiasmò così, così tanto che decidemmo di fare un disco di 10 canzoni, noi facemmo 10 musiche, gli arrangiamenti, e lui decise di scrivere 10 testi e fu disco d'oro nel 2009. Questo è nel 2009, pubblicazione. Quindi... è stato un grande successo anche la collaborazione con Mina, no? Perché poi c'è stato quel famoso brano di Mina e Celentano. Si può dire che forse è stato quello il momento più alto suo come autore? O... come autore sicuramente, perché Acquessale, scritta da noi, e con ben 3 canzoni in quel disco famoso di duetti, quindi con Io, Te, Specchi Riflessi e Acquessale. A parte che è stato un grande onore, insomma, collaborare con loro, ma anche perché poi con Mina, specialmente perché è Mina che ci ha scoperti nel 92 con la canzone Neve. Noi eravamo due autori, insomma, perfettamente sconosciuti. Le inviamo sta cassettina e lei dopo 45 giorni esatti in prima persona la chiamò a casa mia dicendo appunto che voleva incidere Neve. Anche così preso, creduto, perché ricordo un altro Tullio Pizzorno raccontò la prima telefonata con Mina e sulle prime non ci credeva. Lei subito ha capito che era... no, io importante la sua vita. Era sicuramente importante il fatto che io per parlare con Mina impiegai 72 ore, perché io facevo anche un altro lavoro, giustamente ero già sposata, avevo già figli, insomma, per cui dovevo sostenere la famiglia e quindi stavo in ufficio. Quando lei fece la prima telefonata, io non c'ero, rispose mia moglie dell'epoca, insomma, che non capì chi fosse, perché lei si presentò come Anna Maria Mazzini. Mia moglie non sapeva che chiaramente Mina si chiamasse Mazzini, per cui entrò in una gelosia pazzesca, perché sentì sta voce bella, sta accento settentrionale, sono tutto scandito, insomma, Mina al telefono, che chiedeva di me. E noi eravamo sposati da un paio d'anni, quindi immaginate sta ragazza napoletana, gelosa, improvvisamente arrivo la sera a casa e mi dice sai Gianni, non già telefono, ancora i telefoni col disco, no? Quelli grigio, sì, col disco ancora... ci ha chiamato una tua telefonata tua sorella Anna Maria. Ah, dico vabbè, poi ha chiamato Nunzia, la moglie di Alfredo, che è un nostro amico pasticcere di Napoli, e poi cambiò tono improvvisamente, dice no, e poi sai, ha chiamato un'amica tua, chi è questa amica tua? Dico ma quella, come si chiama? Dico, ah, non mi ricordo, ma hai detto pure il nome. Ah, sapessi che bella voce e che bell'accento parlava, sembrava una mitragliatrice, tu c'è Gianni. Dico ma chi è? Non si ricordava il nome, cominciò a dire non lo so, mi sembra Manzoni, io, morto da un po', Manzoni, Mazzella, quando disse Mazzella io ebbi un sussulto, stavamo mangiando dei tortellini, era febbraio, era un febbraio freddo, brodo. Dice ma per caso si chiama Mazzini, dico io, ti ha detto Mazzini, ah sì Mazzini, ma chi è sta Mazzini? Dico Maria, ti ricordi che un mese e mezzo fa ho mandato una cassetta con 5 canzoni, tra cui Neve? Che la nostra canzone che lei incise, la prima canzone insomma importante per lei. Dico tu hai parlato con Mina, ti rendi conto? Ho parlato con Mina, lei tutta divento rossa come sto microfono, il brodo che scendeva. Dico ma che ha detto? Ci chiama domani. Bene, io prendo una giornata di ferie in un ufficio, lavoravo in un'azienda, un'azienda aeronautica vicino a Napoli. Mi misi a casa tutta la giornata, non chiamò nessuno. Io mi feci l'altarino, telefono, sigaretta, posa cena. Maria mi fa un po' di caffè, non mi ho intanto alzato il telefono, dico c'è Mina, immaginate sto ragazzo che dopo 14-15 anni di fantasia e immaginazione che rincorreva il sogno, no? Cioè di vivere anche di musica, ti chiama Mina a casa, al massimo puoi immaginare che ti chiami la 25esima segretaria di Mina, ma non lei in prima persona. Poi Mina, vedi, insomma, più, 31 anni fa era ancora più Mina di oggi, era ancora più in auge, non so come dire, più conosciuta anche dai più giovani. E quindi tutto il giorno dopo non telefonò. E io ho convinto che si trattasse di uno scherzo. Il terzo giorno vado in ufficio normalmente, deluso, disilluso più che altro, e torno la sera a casa intorno alle 20 appunto. Alzo il telefono, pronto? Appena disse Gianni, c'è Gianni.
Ovviamente mi paralizzai, non riuscivo più a dire una parola, sembravo Fracchia, te lo ricordi? Sì, Fracchia, come no. persona Fantozzi, Fracchia, Come persona. no. Non, Paolo Villani, non riuscivo a dire una parola. Lei che parla, ho sentito neve qua, mi piace, che ne dici, che ne pensi, che ne pensi, e che ne so, io non riuscivo a parlare, come che ne pensi? Volevo dire domandato il pezzo, penso che dovresti, spero più che altro. Insomma, telefonato di 7-8 minuti, non capì niente. Va bene, ok, mandami le partiture di Neve, anche di un'altra canzone, poi Raso, un altro brano nostro, le mandammo, voglio incidere, bellissime, bellissime, ciao, ciao, ciao. Mentre chiudeva mi fa, ah, scusa, scusa, dice, ma quanti anni hai? Dico, 31, insomma. Ah, bene, 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 ciao, ciao, ci sentiamo. Ho impiegato 2 o 3 giorni per cercare di capire perché mi avesse chiesto l'età. Scusa, io potevo avere pure 80 anni, che Certo. te importa? No, ti piace la canzone che ho fatto, 80, 120 anni. E dico, ma perché, perché? Ma che sta a fare tanti anni? Perché nella sua mente c'era già l'idea di chiamare il figlio Massimiliano, che è poi è stato il nostro primo produttore artistico per i primi 6 album, e dire produci a questi ragazzi che sono fortissimi. Perché se avessi avuto già 40-50 anni, come fai a uscire a uno a 50 anni esordiente? Non sei credibile. No, invece 30-31 anni, ancora al limite, e così fu. L'anno dopo parte il nostro primo disco omonimo, Audio 2, no, 93. E il resto è storia, come si 300.000 suol dire. copie, disco di platino, eccetera, Ma una eccetera. curiosità, non vorrei fare una domanda un po' stupida, ma il fatto di cantare alla Battisti le ha mai creato invece qualche problema? Ma forse all'inizio per i più scettici, quelli un po' più superficiali, che pensarono, non tutti per fortuna, qualcuno, che io scimmiottassi, cioè che io facessi finta, cioè giocassi su Battisti, che all'epoca era ancora vivente, insomma, e quindi, però era scomparso dalle scene già da un po', tanti anni. Poi facevo i famosi dischi Dischi con bianchi le con Panella, elettroniche. con Pasquale Panella, con dei testi bellissimi a mio avviso, però un po' emblematici, insomma, un po' Un po' particolari, un po' criptici. ermetici, un po' criptici. E quindi quando uscì questo disco tutti pensarono sicuramente, chiaramente si trattasse di Battista, e quindi cominciò questa sorta di, a presente quando sei in un mercato che pure quello che non sa niente deve parlare, deve dire qualche cosa. Ah no, ma quello è sicuramente Battista, ha scritto Audio 2 perché, e me lo ricordo, perché vuole evitare di pagare delle tasse perché fa accumulo di reddito, e quindi si è chiamato, no, ma che dici, quello è il figlio Quelle Luca, quello è il svizzere. figlio Luca di Battisti, cioè, perché suo figlio poi avrebbe dovuto, se stavo già il padre, non si è mai capito, vabbè, comunque. Poi addirittura fecero delle, venne a sapere che qualcuno con l'oscilloscopio, quindi l'analizzatore di spettro, campionarono la voce, lo dico da perito elettrotecnico, campionarono la voce di Battisti sui suoi dischi e poi campionarono, quindi registrarono dei campioni della mia voce per vedere se non era Battisti, cioè erano impazziti. Effettivamente all'80-90% in alcuni tratti di frequenza, alcune bande di frequenza c'erano delle cose uguali. E Qualcuno non quindi ha detto che lei era il figlio, faccio una battuta, il figlio illegittimo, il fratello no, illegittimo. questo mai, però all'inizio grande entusiasmo, grandi gratificazioni, però qualcuno pensava, pensò che ah no, ma Un questo banale dura un imitatore. anno, non di più, un anno, dura un anno, non di più. E invece Invece. abbiamo scritto 13 canzoni, a parte gli Audio 2 col Telegatto, con i dischi d'oro, i dischi platino, insomma Poi le colonne sonore, La colonna sonora ricordiamo. del primo film di Pieraccioni Laureati, ma abbiamo scritto 13 canzoni per Mina, di cui 3 in quel disco Mina importante Celentano. che è stato il disco più venduto della storia musicale italiana, e ancora lo è. Lei ha parlato di sogni, concludiamo. Cosa sognano gli Audio 2, Donzelli adesso in questa fase della loro carriera? Ma io sogno ogni tanto un bello spaghettino al pomodorino fresco, perché io sono un uomo molto semplice, sono rimasto come una vita fa. Quindi a me basta una chitarra, basta un bel piatto di pasta asciutta, insomma. A parte questo, cosa sogno? Io per carattere, non lo so come spiegare, ho sempre la sensazione di non aver fatto ancora niente. Eppure un po' di cose ogni tanto ci penso e dico, un po' di cose abbiamo fatte, insomma, canzoni con Little Tony, Peppino Di Capri, Mina, Celentano, Mogol, insomma, Pieraccioni, i nostri dischi. Però per ringraziare Dio sarà forse proprio per temperamento, sempre quella cosa di dire buttiamoci a fare questo, mi butto a fare questo, come se non avessi mai cominciato. E questo mi dà forza, perché normalmente un uomo quando arriva alla metà non sono vecchio, però insomma con 30-40 anni dietro dice ma va bene, si fa una seratina ogni tanto, chi se ne frega, penso ai figli, penso chiaramente anche ai figli, penso alla compagna, penso a quello. Però la musica per me è ossigeno, per cui anche una cosa, che, anche magari non tanto importante, ma un po' diversa da quello che ho fatto, scusatemi,
e mi dà energia, mi dà stimolo. Sono un gemello ascendente acquario, se mi fermo 2 secondi mi vengono i mal di testa. E allora, grazie per questa bella intervista e buon Festival di Potenza. Grazie, grazie. Un abbraccio a voi tutti, grazie. E grazie a voi, chiaramente, insomma. Allora, proviamo avanti perché sennò vado avanti con il tempo. E così Walter De Stradis mi ha chiamato questa mattina.